Allora, vi do un altro minuto. Allora vi do altro mezzo minuto per le foto, poi cominciamo, perché immagino... Allora, intanto saluto tutti i colleghi, italiani e stranieri. Mi dispiace che alcuni devono stare giù nell'altra sala, ma la nostra non ha delle capacità infinite. E do soprattutto il benvenuto al Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Il lapsus doveva partire, chiaramente. Grazie per essere venuto. Non devo, credo, presentare nei dettagli chi è Enrico Letta, lo sapete tutti, e comunque vorrei sottolineare che il nostro nuovo Presidente del Consiglio è un uomo un po' dei superlativi, è uno dei più giovani Presidenti del Consiglio della Repubblica e forse ha anche il compito più difficile da risolvere dal dopoguerra in poi, e cioè traghettare il paese fuori dalla crisi che non riesce e non vuole finire, e soprattutto portare avanti l'eredità di due governi precedenti che non sono stati più facili per il paese negli ultimi 10-20 anni. Io avrei solo una piccola domanda. I miei colleghi, dicevo, a Berlino dicono sempre: ma sa anche sorridere Enrico Letta, sembra un ragazzo così serio. Questo è un complimento, perché è un Presidente del Consiglio che è molto giovane, al contrario dei predecessori. Poi detto dai tedeschi è ancora più Ma quali sono le sofferenze di questo giovane Werther italiano? È la durata del governo o è la, chiamiamola grande coalizione, per usare un termine più internazionale? No, io non sento sofferenza in quello che sto facendo, sento anzi molta attesa, molto impegno, e vivo questa esperienza giorno per giorno con grande determinazione. Quindi, se ogni tanto non mi vedete sorridere, è perché forse sono caratterialmente fatto così, ma in privato sorrido molto, ecco. Quindi ci saranno, spero, occasioni per sorridere molto. E voglio quindi cogliere anche questa occasione per provare a parlare di tanti argomenti rispetto ai quali, quindi, più che fare una mia introduzione, perché come vedo già tante mani alzate, a me interessa soprattutto, credo in questo momento, rispondere alle vostre domande. Vi do semplicemente una sensazione, un sentimento di partenza, che è una sensazione, un sentimento a 50 giorni dall'inizio
di questo impegno, perché sono passati solo 50 giorni, a me sembra una vita, però sono passati solo 50 giorni. Un sentimento molto positivo, sento che le cose stanno andando bene, sento che le cose stanno andando come mi aspettavo, come speravo, sento che c'è energia positiva che si sta liberando, vedo tantissime difficoltà, però ci metto tanta determinazione, tanta voglia di fare, quindi il sentimento con cui arrivo questa mattina qui da voi oggi, molto interessato a poter dare risposta a tutte le vostre domande, è soprattutto questo, un sentimento positivo. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per fare cose positive e tutte le condizioni per applicare il programma sul quale il Parlamento mi ha dato la fiducia, e quindi con questo sentimento positivo mi apro alle vostre domande. Allora, il primo che ha alzato la mano è il collega Fontana nell'ultima fila. Come? Intanto rispondo a tutti, non mi preoccupate. No, solo che io ho fatto un flash e c'era una mano già alzata là in fondo, poi siete tutti voi, non vi preoccupate. Vi chiederei una cosa, di fare una domanda sintetica, se no veramente non sono abbastanza colleghi, possono fare delle domande. Allora, sì, Fontana della Radio Svizzera. Buongiorno Presidente, lei al G8 ha dichiarato che con la richiesta di scambio automatico di informazioni si sono fatti passi irreversibili nella lotta ai paradisi fiscali e ha detto che la prima parola a cui associava questa cosa era la Svizzera. Questo significa che lei vuole il superamento del segreto bancario, che considera chiusa quindi la trattativa bilaterale che era in corso tra la Svizzera e l'Italia, che l'onorevole Berlusconi proponeva anche di finanziare l'abolizione dell'IMU con un accordo fiscale con la Svizzera, e in questo caso cosa ne sarà delle altre materie di questa trattativa fiscale, che come lei sa benissimo perché è molto al corrente delle relazioni bilaterali, cosa ne sarà delle altre materie che erano comprese in questa trattativa fiscale? Grazie. La mia volontà è quella di lavorare in modo bilaterale con il governo svizzero in modo molto approfondito e anche molto ravvicinato. Quindi non voglio che si perda tempo, perché secondo me, per come conosco la politica svizzera e il governo svizzero, io ho aspettative positive che si possano raggiungere dei risultati. Quindi nel più breve tempo possibile riapriremo ragionamenti, continueremo discussioni, però insomma il concetto è il tema della... A me sembra, mettiamola così, mi sembra che siamo nel momentum giusto. Parafrasando una locuzione tipica del nostro paese, se non ora quando, c'è un clima generale molto positivo sulla soluzione in termini di trasparenza, di scambio di informazioni, quindi di soluzione di questioni che negli anni sono state invece molto controverse. Ovviamente c'è un'aspettativa molto forte per paesi come l'Italia, che soffrono di evasione fiscale e elusione fiscale, è un'aspettativa non soltanto di recuperare risorse, ma è un'aspettativa di mettere a regime un sistema di relazioni che consenta di combattere evasione fiscale ed elusione fiscale. Sono convinto che lo possiamo fare in un modo positivo e sono convinto che con le autorità svizzere ci possano essere intese positive, quindi non lascio da parte assolutamente un ragionamento bilaterale, anzi, ovviamente sono un po' preoccupato dalla situazione delle relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti, perché non mi sembra un bel segnale quello, però sono convinto che tra noi gli svizzeri c'è talmente tanta amicizia, legame e interesse a trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose che le troveremo. Grazie. Il collega Tomasevic della Croazia.
Buongiorno, sono Silvio Tomasevic della TV Croata. In questo tempo di crisi l'Unione Europea si allarga, dal 1° luglio entrerà la Croazia. Che segnale è questo per l'Unione Europea e per la Croazia? Cosa può consigliare ai euroscettici croati in questo periodo? Ma grazie della domanda, io sono molto felice di rappresentare l'Italia nel momento nel quale la Croazia entra dentro l'Unione Europea. Sono molto felice che si sia arrivati a questo risultato, è un grande risultato per l'Europa e per l'Italia l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. E, l'Italia sarà rappresentata dal Presidente della Repubblica il 30 di giugno a Zagabria, e io successivamente sarò in visita a Zagabria per dare il segno del fatto che il nostro Paese è felice dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Stiamo mettendo a punto l'agenda di relazioni bilaterali che saranno ancora più forti, quindi io sono molto contento e molto felice di questo avvenimento. E questa sua domanda mi consente di fare una riflessione generale sul momento che sta vivendo l'Europa, perché continuiamo tutti, sbagliando, a interpretare la logica dell'Europa sempre con la logica, un tempo si diceva del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ed era sempre mezzo vuoto il bicchiere, ma negli ultimi tempi ormai il bicchiere ha raschiato il fondo, non c'è più niente, siamo sempre a parlare male dell'Europa, sempre a parlare male dell'euro, sempre. Lunedì pomeriggio, quando sono intervenuto nella riunione del G8 sul tema della situazione economica globale, mi sono permesso di dire, di fronte ai nostri interlocutori non europei, quindi a Habe, a Harper, a Obama e a Putin, ma se mi permettete anche di fronte ai miei interlocutori europei del G8, che noi dobbiamo cominciare a raccontare, a interpretare la narrazione della vicenda europea di questi tempi, interpretandola come una storia di successo. Ci sono delle difficoltà che dobbiamo superare, ma in questo periodo, in questi giorni, mentre siamo qui, contemporaneamente sta succedendo che la Lettonia entra nell'euro, la Croazia entra nell'Unione Europea, passiamo da 17 a 18 paesi dell'Eurozona e passiamo da 27 a 28 paesi dell'Unione Europea, e io spero, e l'Italia supporterà assolutamente l'accelerazione dell'inizio del processo di adesione della Serbia all'Unione Europea, per arrivare da 28 a 29. Questo vuol dire che è una storia di successo se tre capitali come Riga, come Zagabria e come Belgrado sono tre capitali che vivranno e vivono l'avvicinamento all'Unione Europea come la grande prospettiva attorno alla quale stanno legando tutte le loro politiche. E Zagabria, Riga e Belgrado sono tre grandi capitali della storia europea. La storia europea è passata da queste tre grandi capitali, sono tre pilastri della storia europea, e questo dimostra oggi il successo dell'euro e il successo dell'Unione Europea. Motivo per il quale, non so se anticipo una domanda che forse qualche vostro collega britannico farà, ma il cuore della mia visita prossima a Londra, il 16 e 17 di luglio, sarà esattamente legato a far passare il seguente messaggio: è interesse dell'Italia ed è interesse dell'Unione Europea che la Gran Bretagna rimanga a bordo dell'Unione Europea. E farò di tutto, ne ho parlato con il primo ministro Cameron a Lockern, farò di tutto per dare messaggi che riescano a dimostrare alla business community britannica, ma soprattutto alla politica
e all'amministrazione e alla pubblica opinione britannica come è un interesse, secondo me, anche della Gran Bretagna, ma è sicuramente un interesse italiano ed è un interesse europeo fortissimo che la Gran Bretagna rimanga dentro l'Unione Europea, e cercherò di argomentare in tutti i momenti della mia 2 giorni a Londra questo fortissimo interesse, perché la storia è una storia di successo, ma è ovviamente una storia di successo larga che deve vederci tutti i protagonisti. E ho preso spunto dalla sua molto gradita domanda sull'ingresso della Croazia, che ripeto, io trovo in questo momento come uno straordinario messaggio positivo che noi europei diamo. Non è vero che l'Europa è il problema del mondo, cominciamo a toglierci questa idea di torno. L'Europa è una storia di successo, e oggi il fatto che Zagabria sia la 28ª capitale europea oggi è la dimostrazione che l'Europa è una storia di successo. Grazie. C'è il collega della radio olandese, giusto? Ecco. Grazie signora Presidente Letta, io mi chiamo Rob Soutberg, lavoro per la TV olandese NOS. Vorrei parlare di treni alta velocità, una grande industria italiana. È in corso una battaglia giuridica tra Olanda e Belgio, a un lato, e l'azienda italiana Ansaldo Breda, dall'altro. 2 domande. Lei ha intenzione di fare azioni politiche per risolvere questi problemi? I 2. Ne parlerà con il suo collega Mark Rutte durante l'incontro europeo la settimana prossima a Bruxelles. Grazie. La mia risposta è sì, nel senso che a noi sta molto a cuore non soltanto il destino dell'azienda italiana, della Breda, ma sta molto a cuore anche il buon nome della tecnologia italiana. E quindi io farò di tutto per difendere il buon nome della tecnologia italiana. Ne parlerò con Mark Rutte, ne parlerò oggi pomeriggio con Elio Di Rupo, che come sapete oggi pomeriggio viene a Roma. Ovviamente l'incontro era di oggi, e anche quello con Mark Rutte erano schedulati per discutere del Consiglio Europeo del 27 e 28, ma ovviamente parlerò con entrambi di questo tema, perché è mia intenzione assolutamente presentare le buone ragioni e cercare di trovare le giuste soluzioni. È possibile una soluzione politica? Io spero che sia possibile una soluzione, ecco, non so aggettivare la soluzione, ma spero che ci sia una soluzione. Grazie. Michel Leridan. Michel Leridan, Agence France-Presse, AFP. Volevo avere il suo parere sull'eccezione culturale, l'eccezione culturale, che è stata una grande questione al G8 e la preparazione delle negoziazioni con gli Stati Uniti. Si è sentito molto il governo francese, sono sentiti i registi, anche italiani, però mi sembra abbastanza poco il governo italiano. Volevo sapere il suo parere. Lei pensa che si devono proteggere, oppure come Barroso, che è una lotta conservatrice? Grazie. Io sono molto contento che lunedì a Locarno sia avvenuto il lancio del TTIP. Credo che sia un grandissimo messaggio, molto importante, e spero che il lancio del TTIP possa portare a risultati positivi in tempi rapidi. Accanto a questo spero anche che la conclusione positiva, ne abbiamo parlato a Locarno con Stephen Harper, del negoziato con il Canada, anch'essa vada presto a risultati positivi. Insomma, io credo che sia un grande obiettivo, lo è sicuramente per l'Italia, un grande obiettivo di arrivare alla creazione di un mercato comune euro-atlantico tra Unione Europea, Canada e Stati Uniti. Quindi noi lavoriamo assolutamente committed su questo tema con un grandissimo impegno, e siamo convinti che si possa arrivare a questo risultato tenendo conto della specificità dell'industria della cultura, e su molti temi condividiamo ovviamente la posizione del governo francese, c'è stata una condivisione di molti concetti. La nostra posizione è che noi siamo convinti che queste tematiche
possono essere difese dentro il negoziato e potranno essere difese dentro il negoziato. Ci auguriamo che non si scateni un meccanismo di rappresaglie contro rappresaglie, perché un meccanismo di rappresaglie contro rappresaglie farebbe facilmente affondare l'intero negoziato. Sono ottimista, per come ho visto, per come ne abbiamo parlato a Lokern con i diversi protagonisti, ne abbiamo lungamente discusso, e mi sembra che ci siano le condizioni perché si possano affrontare questioni che anche a noi stanno a cuore. Ne abbiamo parlato con il mondo dell'industria della cultura italiana, e senza però che questo faccia saltare o crei meccanismi di rappresaglie e contro rappresaglie che, ripeto, ci farebbero rate un appuntamento con la storia, perché il fatto che arriviamo entro la fine del mandato di Obama a firmare l'accordo, e spero che l'accordo col Canada possa essere rapidamente finalizzato e che quindi si crei questo mercato unico euroatlantico, secondo me anche questo è un grandissimo messaggio. L'Italia lavora alacremente con grande determinazione perché si arrivi a una finalizzazione positiva. C'è il collega Pezeschi dall'Iran. Sono Parhad Pezeschi dall'agenzia stampa iraniana ISNA. L'Italia per tanti anni è stato il primo partnership dell'Iran, e governi di centrodestra hanno fatto dei mediatore fra l'Iran e altri paesi europei, ma con centrodestra i rapporti sono diminuiti e poi con ministro Terzi ancora di meno. Tante imprese italiane si lamentano delle difficoltà di transazioni bancarie fra l'Iran e l'Italia, che spesso qualche volta va oltre all'embargo verso l'Iran. E proprio in questi giorni il Corte Suprema britannica ha condannato il governo britannico dell'uso di applicazione eccessivo dell'embargo verso una banca iraniana. Il suo governo che cosa vorrebbe fare per migliorare i rapporti con l'Iran, visto anche il cambiamento dei vertici in questi giorni? Ma le elezioni della settimana scorsa hanno confermato una grande voglia di partecipazione di un popolo di antica civiltà, e l'Italia ha intenzione di collaborare con il nuovo presidente con fattiva e molto impegnata determinazione. Io sono stato ministro dell'industria e del commercio estero, e da ministro dell'industria e del commercio estero alcuni anni fa portai una delegazione consistente di imprenditori italiani a Teheran e anche nel resto del paese. Quindi sono assolutamente consapevole dentro di me dell'importanza di relazioni positive tra l'Iran e il resto del mondo, dell'Unione Europea e del mondo occidentale, e lavorerò e farò di tutto perché l'Italia possa essere un ponte positivo. Mi sembra che il risultato delle elezioni sia un primo passo, e naturalmente se a questo passo ne seguiranno altri, ci sarà sicuramente una sponda da parte dell'Italia di collaborazione e di collaborazione fattiva. C'è la collega, no. Poi dopo c'è. Vabbè, sono Marisa Rodriguez Palop, corrispondente della TV Spagnola. In questi 50 giorni non è passato uno solo che non si parli della stabilità del governo. Io vorrei sapere se lei sente sotto pressione il governo per le vicende giudiziarie di Berlusconi. No, io vedo il governo stabile, concentrato sui suoi obiettivi, e come ho sempre detto in questi giorni non credo che ci saranno conseguenze di nessun tipo da parte delle vicende esterne di carattere giudiziario o di altro genere rispetto alla stabilità e alla determinazione con cui il governo lavora. C'è Vera, scusate un po' il caos delle...
della sequenza delle domande, però siccome all'inizio vi siete, praticamente tutti hanno alzato la mano insieme, no? Ho cercato di fare un ordine, ma scusate se non è precisissimo. Vera Cervakova dall'agenzia stampa russa Tartas. E lei è tornata appena da G8, dove nel centro c'era il tema di Siria, che sembrerebbe in questo momento di dividere un po' la Russia con l'America in primo posto. Però davvero sono così larghe le differenze tra le posizioni per la risoluzione della crisi, perché e Germania e Italia si è pronunciate diverse volte contro le armi all'opposizione, e davvero che questo che sembrerebbe qua in Europa di creare questa sensazione di così diversità che non si può superare. E dopo c'è stato l'incontro con Putin proprio diretto, perché non è stato capito direttamente, e il prossimo incontro sarà comunque a Trieste, come è stato annunciato? Questa domanda mi consente di sottolineare il fatto che il documento che il G8 ha approvato sulla Siria è stato, secondo me, sottovalutato dai media e dagli addetti ai lavori. È stato sottovalutato perché quel documento, secondo me, ha al suo interno due passi avanti molto importanti e significativi, la cui genesi è stata la genesi di una volontà di trovare intese tra il presidente Putin da una parte e i presidenti europei e americano, canadese e giapponese dall'altra. Cioè i due punti sono ovviamente quello della volontà di convocare un Ginevra 2, as soon as possible, come c'è scritto nel documento, e di convocarlo in una logica che possa essere effettivamente un luogo in cui le parti siano presenti, partecipino e si possa poi far nascere un governo di transizione in Siria, che deve esserci. E in secondo luogo il fatto che si sia accettato da parte di tutti che si attiverà la procedura prevista dalle Nazioni Unite per il controllo dell'utilizzo di armi chimiche, e che questa procedura dentro le Nazioni Unite troverà rapidamente la sua applicazione. Ho visto quanto ognuno ha voluto trovare l'intesa, e questi due punti sono due punti secondo me importanti e significativi, rappresentano un passo avanti, la dimostrazione della volontà di far cessare un conflitto drammatico che sta causando dei disastri umanitari in tutta la zona e che assolutamente deve cessare. È uno dei nostri degli impegni e anche la volontà italiana di farlo cessare. Quindi io ne vedo sicuramente la volontà di aver fatto un passo avanti importante. Spero che sia implementato quel documento, perché la volontà dei protagonisti lì è stata una volontà di implementazione e di passo avanti. E ho avuto modo di parlare col presidente Putin a tu per tu la sera del lunedì, perché avevamo una bilaterale che era fissata invece all'inizio del G8, quando si è invece dovuto fare il lancio del TTIP, quindi in quel momento abbiamo dovuto spostare la bilaterale perché era il momento in cui si è deciso di fare la riunione e l'annuncio del lancio del TTIP, quindi ho spostato questo incontro è stato a tu per tu con il presidente Putin prima della cena del lunedì. Ci siamo dati appuntamento innanzitutto a San Pietroburgo, che sarà quella la prossima occasione, il 5-6 settembre, in occasione del G20, e poi gli ho confermato e lui mi ha confermato il fatto che l'Italia vuole riprendere una tradizione che ormai da 3 anni si era fermata, dei nostri vertici bilaterali tra i governi. Ci sarà
prima di questo vertice bilaterale tra i governi, il 2 più 2, cioè l'incontro tra i ministri degli esteri e della difesa dei due paesi. Come sapete, il ministro Bonino è reduce da Mosca, dove ha incontrato Lavrov, e quindi ci sarà a breve un incontro a quattro tra i due ministri degli esteri e i due ministri della difesa, e poi in autunno a Trieste ospiteremo il vertice bilaterale tra i governi, a dimostrazione della volontà di lavorare nella direzione. Sono molti i temi di cui, bilaterali, di cui dobbiamo parlare. È evidente che i principali sono di natura economica. Molte imprese italiane che sono presenti in Russia e molte imprese che vogliono andare in Russia, e naturalmente il tema principale sarà quello dell'energia, legato a questioni che sono a tutti note. Grazie. C'è Micaela Taroni, poi c'è in seguenza Tobias e Alvise dopo della Deutsche Presseagentur. Sì, buongiorno, sono qua. Signor Letta, ecco. Sì, allora sono Micaela Taroni dell'agenzia austriaca APA. La mia domanda è abbastanza breve. Il governo austriaco sta guardando con preoccupazione al fatto che la politica di rigore italiana possa minare le fondamenta dell'autonomia in Alto Adige, che insomma è un modello internazionale per quanto riguarda. Ecco, volevo sapere se si può dare rassicurazioni da questo punto di vista, e anche se il decreto del fare, che è stato approvato, dà nuovi impulsi, per esempio, alla linea del Brennero. Grazie. Cioè che la politica del mio governo potrebbe minare la... Che comunque i risparmi, no, di che sono stati decisi negli ultimi tempi... No, io ho incontrato il presidente Dünnwalder 20 giorni fa. Le relazioni istituzionali tra Roma e Bolzano sono relazioni istituzionali ottime, come tra Roma e Trento, come tra Roma e Trieste, insomma le altre regioni a statuto speciale italiano, e ho preso impegno di andare a Bolzano entro l'estate, e manterrò questo impegno perché abbiamo una serie di questioni di cui discutere, del rapporto, questioni che hanno a che fare con molti temi, col presidente Dünnwalder, ma sono molto... non vedo sinceramente problemi, anzi, vedo che c'è una volontà comune di fare molte belle cose insieme, e penso che questo sicuramente andrà avanti, quindi non vedo nessun problema in quella direzione, e non... anche dal punto di vista degli impegni infrastrutturali e tutto il resto, per quanto mi riguarda, diciamo, confermo la volontà di continuare con gli impegni presi. Ora ci sarà una domanda meno soft da Tobias. Tobias Bieler, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Come corrispondente ho seguito da molti anni il giovane politico Enrico Letta, che più di tutti gli altri si è occupato dell'Italia del futuro in vari think tank, come erede del think tank, alla guida dell'AREL, così ereditato da Nino Andreatta, fondando Vedrò, facendo un altro di 360 gradi dentro al Partito Democratico. Voglio chiedere, ma questa visione, poi anche che si vede nei libri, che qualcosa deve cambiare per il futuro dell'Italia, e questa critica che si è visto prima di fronte a quei governi che hanno fatto solo piccoli passi di riforme, come adesso si esprime nella politica pratica del primo ministro Enrico Letta? Si può e si deve fare qualcosa di più incisivo di quanto è stato fatto prima, e quando si vedrà qualcosa di questo genere? Ma intanto io vi invito a guardare bene il decreto che abbiamo fatto sabato, perché in quel decreto che abbiamo fatto sabato ci sono 80 interventi, alcuni dei quali sono rivoluzionari per l'Italia. Segnalo quello sulla giustizia civile. Il nostro Paese, quante volte mi sono sentito dire in tutti questi anni, in tanti forum internazionali o da tanti imprenditori stranieri,
vorrei anche venire in Italia a investire. Ma il problema, più che le tasse alte, le regole del lavoro, il problema principale è una, mettiamola così, weak rule of law nel vostro paese. La dico in modo eufemistico. E penso che sia un argomento che un Presidente del Consiglio deve considerare come un argomento fondamentale, perché se tutti o tanti ti ripetono questo, cioè l'idea che nel nostro paese se uno viene non è garantito da regole certe, applicate in modo uguale per tutti, che se non sei amico degli amici non hai le giuste protezioni, tutte le cose che io penso voi abbiate sentito, ascoltato, ripetuto o magari avete detto anche voi stessi in varie occasioni. E quindi il mio obiettivo, forse principale, è quello di lavorare per un'Italia affidabile. E l'affidabilità di un paese parte dalla questione del rispetto delle regole. Dentro il decreto voi trovate un intervento rivoluzionario sulla giustizia civile nel nostro paese. Ed è un intervento rivoluzionario perché in Italia, in questi soprattutto ultimi 20 anni, si è parlato e si è intervenuti solo ed esclusivamente, o quasi, diciamo, quasi esclusivamente sulla giustizia penale, per motivi che non sto qui a indagare. Il tema della lentezza della giustizia civile è invece una delle questioni chiave di questo ragionamento sull'affidabilità o inaffidabilità di un paese. Quando troppe volte mi sento dire in Italia e all'estero non è possibile che minacci di portarti in tribunale chi ha torto e non chi ha ragione, perché la minaccia di portarti in tribunale detta da chi ha torto è semplicemente per far impantanare tutto, mentre dovrebbe essere il contrario, minaccia di portarti in tribunale chi ha ragione, chi pensa di aver ragione. E questo è dovuto al fatto che il nostro sistema, per esempio, ha 4 milioni di giudizi pendenti, di procedure di giudizi pendenti. E se non si smaltisce questo arretrato e se non si riesce quindi a creare un meccanismo virtuoso per cui si riesca ad avere giustizia in tempi rapidi, ecco perché è una rivoluzione ed è una riforma vera e propria quella che abbiamo fatto con i giudici ausiliari, con la mediazione che è stata applicata, che consentirà di smaltire, abbiamo calcolato 1.150.000 di queste pendenze arretrate, più tutta una serie di altri aspetti. Ho citato, questo è un esempio, potrei citarne altri, però insomma io voglio lavorare soprattutto nella logica di introdurre nel nostro paese tutto ciò che renderà possibile da parte di investitori esteri, di studenti, di lavoratori, di dire vengo volentieri in Italia perché oltre a essere il paese più bello del mondo, e questo già lo è, ma si possa stare in Italia senza bisogno di vivere ogni volta nell'incertezza, nella precarietà di regole, dell'applicazione delle regole. E insomma vorrei che il paese diventasse un paese nel quale ci dimentichiamo e togliamo dal vocabolario la parola scorciatoia. Non so bene come si traduce in francese o in inglese, forse non c'è nemmeno, ma non è così bello come in italiano. Scorciatoia proprio in italiano è un valore, è un concetto quasi, insomma è un concetto culturale, è un, insomma c'è molto di più che un semplice raccorciamento del terreno per arrivare a un obiettivo. Scorciatoia in Italia è un valore, ecco, secondo me è un disvalore scorciatoia, perché la scorciatoia finisce per essere il modo con il quale alcuni che hanno amicizie, che hanno legami, che hanno, possono ottenere dei risultati, ma questi risultati non valgono per tutti, valgono solo per alcuni. Ecco, la parola scorciatoia va tolta dal nostro vocabolario
e bisogna creare un meccanismo per cui le regole invece riescano a funzionare. E questo tema è un tema che a me sta molto a cuore, è un tema che abbiamo cominciato subito ad affrontare, quindi rispondo alla perfida domanda di Piller dicendo che avremo modo continuamente di intervenire con queste modalità. Se mi vedete che non faccio continuamente fuochi d'artificio è perché vorrei che le cose si annunciassero, si decidessero e poi si applicassero. L'Italia è un paese abituato, purtroppo, da tutti, i politici, i giornalisti, tutti, abituato a molti fuochi d'artifici continui, in cui si discute, ci si accalora su un tema, si decide o si fa finta di decidere e poi il giorno dopo si passa a un altro tema. E non si guarda se nemmeno si è cominciata l'applicazione della decisione che si è presa il giorno prima. Ecco, io vorrei invece in questo metterci un po' di freddezza nel dire che sì, accaloriamoci poi sui temi successivi del giorno dopo, però guardiamo anche se la decisione che abbiamo preso il giorno prima cominciamo ad applicarla oppure no. Perché la maggior parte delle decisioni annunciate, prese, assunte, fuochi d'artificio poi non vengono nemmeno applicate. Se guardo all'arretrato di atti amministrativi che si sono accumulati negli anni e che dobbiamo applicare, vedo che c'è molto da fare. Quindi la mia determinazione è quella di fare pochi fuochi d'artificio, ma la sequenza annuncio, decisione, applicazione deve essere una sequenza che io vorrei che tutti noi applicassimo con la massima determinazione, perché dobbiamo lavorare perché tutte queste riforme riescano non soltanto a essere annunciate ma diventino anche un fatto concreto e diano poi una visione complessiva di un paese appunto affidabile. Allora abbiamo un'altra agenzia tedesca, Alvise, poi di seguito ci sono Rachel Donadio prima, poi Alfredo e poi Madi, così vi regolate già un po'. Grazie, sono Alvise Armellini dell'agenzia di stampa DPA. Parafrasando un suo collega di partito si potrebbe dire che lei sogna un paese normale. Allora la domanda che le volevo fare è non sarebbe stato più normale alla luce dei risultati elettorali affidarsi di nuovo al responso degli elettori e quindi non fare questo governo, questa strana maggioranza? E poi le volevo chiedere anche un commento sul caso Idem. Grazie. Ma sulla seconda questione ho letto quello che ha detto il ministro Idem e ovviamente faccio fiducia in quello che il ministro Idem ha detto ieri. Sulla prima questione ovviamente il giudizio lo darà la storia, quindi non credo che il giudizio mio sia interessante o cambi granché, lo darà la storia dopo. Però mi sento di dire una cosa, e so che è la cosa più difficile anche per voi da spiegare, perché la legge elettorale è talmente complicata che è complicato spiegare la legge elettorale italiana, ma sono abbastanza sicuro di un fatto, che nuove elezioni con questa stessa legge elettorale finiscono per ridare una situazione che non può consentire maggioranze che non siano maggioranze larghe, perché questa legge elettorale ha un difetto principale e tanti sottodifetti. Il principale dei sottodifetti è il fatto che il cittadino non può scegliersi il suo parlamentare, e questo è un difettaccio che dobbiamo assolutamente togliere, perché la democrazia passa attraverso il fatto che i cittadini possano scegliere il loro parlamentare. Ma il macro difetto è dato dal fatto che l'Italia, a differenza degli altri paesi europei, ha due parlamenti che hanno lo stesso identico potere e quindi bisogna prendere la fiducia in entrambi i parlamenti, la Camera e il Senato. Se la legge elettorale
ha regole diverse per i due parlamenti e quindi con lo stesso responso elettorale si ha una maggioranza in uno e una maggioranza nell'altro, come è capitato in questa volta. Il risultato elettorale di Camera e Senato è uguale, non è che è diverso, è uguale. Però la legge elettorale, questa legge elettorale ha, consente una maggioranza stabile alla Camera, non consente una maggioranza stabile al Senato. Quindi il tema di fondo è tornare a votare con questa legge elettorale, riporta esattamente come nel gioco dell'oca alla casella di partenza. Quindi ritengo invece molto meglio lavorare per ottenere risultati sul tema del rilancio economico del Paese e contemporaneamente far sì che la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale ci consenta di tornare poi al voto evitando il possibile e assolutamente verosimile problema che il ritorno al voto con questa legge elettorale porterebbe. Quindi in questo senso io penso che sia meglio applicare il programma di governo, sia meglio che si faccia la riforma costituzionale, che si riduca il numero dei parlamentari, che come sapete solo in riforma costituzionale si può fare, perché il numero di 945 è scritto in Costituzione, cioè, insomma il numero, la somma tra Camera e Senato è scritta in Costituzione e quindi lì va cambiata lì. Il bicameralismo paritario deve finire e va cambiata la Costituzione per questo, e la legge elettorale invece dobbiamo farla in modo tale da evitare il problema che questa volta è venuto fuori. Sarà possibile, sì. Ah, abbiamo detto i 18 mesi, quindi confermo i 18 mesi. A chi tocca? C'è... Scusate, siete tanti, io non... cioè, tu sei in prima fila, non... non... Ora abbiamo un blocco medio oriente, non ti... avremo un folto blocco medio orientale, ma intanto c'è Rachel, non ci posso fare niente. Andiamo un po' in America intanto. Buongiorno, sono Rachel Donadio del New York Times, grazie di essere venuto. In questi ultimi anni ho l'impressione che l'Italia, come si dice in inglese, is punching below its weight, cioè è un termine box che vuol dire che sta lavorando a tutte le sue capacità. Semplicemente, quale ruolo augura che l'Italia abbia in Europa? Visto che si parla molto della... Io il ruolo che sogno per l'Italia in Europa, il ruolo che vorrei che avesse il mio governo, è l'Italia deve essere il paese più europeista d'Europa. Il paese che lavora per avere più integrazione europea, per avere un'Europa migliore dell'attuale Europa, perché l'attuale Europa non è sufficiente per le sfide che abbiamo di fronte. E, visto che nessuno mi ha ancora fatto la domanda, però la leggo questo argomento alla domanda che lei mi ha fatto, e quindi, siccome io voglio che il mio governo e il mio paese siano il paese più all'avanguardia nella costruzione degli Stati Uniti d'Europa, il primo passo per arrivare agli Stati Uniti d'Europa che abbiamo di fronte a noi è l'applicazione di una cosa che l'Europa ha deciso, le quattro unioni. La prima delle quattro unioni è stata decisa e si sono decise delle scadenze. Due scadenze, parlo della Banking Union ovviamente, le due scadenze sono luglio per quanto riguarda i primi due capitoli della Banking Union e fine del 2013 per quanto riguarda il terzo capitolo della Banking Union. Siccome vedo che sul primo dei tre capitoli della Banking Union, cioè sulla supervisione unica, già su questo non saremo in grado come Unione Europea di rispettare la scadenza che ci siamo dati, perché come sapete è in ritardo il Bundesrat tedesco, quindi non sempre solo noi italiani siamo in ritardo, è in ritardo il Bundesrat Tobias, è in ritardo il Bundesrat tedesco
nella ratifica e quindi nell'applicazione della supervisione unica. La cosa riguarda ovviamente la secondo aspetto, anche lì la garanzia dei depositi bancari, sulla quale anche lì bisogna non perdere tempo, ma ovviamente la questione chiave di cui io vorrò parlare nel vertice europeo prossimo, il Consiglio europeo prossimo, che è ovviamente la questione della risoluzione delle crisi bancarie, la terza grande questione, che ha come scadenza dicembre del 2013, ma se non ne parliamo al Consiglio europeo prossimo, ho l'impressione che la scadenza del dicembre 2013 non verrà rispettata. E quindi l'applicazione di questo mio afflato e questa dichiarazione di principio europeista non voglio che rimanga soltanto generica, la voglio poi applicare, e quindi la prima applicazione sarà che delle quattro unioni per arrivare agli Stati Uniti d'Europa, l'unione bancaria, noi dobbiamo far sì che le decisioni vengano applicate nei tempi che abbiamo come Europa annunciato. Ho detto quali sono le tempistiche, i ritardi, e quindi io farò di tutto e il governo italiano chiederà il rispetto dei tempi annunciati, delle decisioni. Faremo di tutto perché la Banking Union venga applicata nei tempi che abbiamo detto, perché la Banking Union è fondamentale e importante, fondamentale per i risparmiatori, fondamentale per le imprese, fondamentale per la solidità del sistema finanziario europeo, fa parte di quegli impegni e di quelle decisioni che noi dobbiamo e di quella affidabilità che l'Europa deve dare di se stesso al resto del mondo, proprio perché l'Europa non deve essere il colpevole della crisi. Non siamo noi europei il colpevole della crisi e dobbiamo applicare le risposte che ci siamo dati. Alfredo Tesio della Danimarca, e poi c'è Madi, poi arriviamo agli arabi. Mi dispiace riportarla su temi prosaici nazionali, però sulla legge elettorale non ho capito molto bene. Lei ha fatto fare il decreto del fare 80 provvedimenti importanti, però il presidente Napolitano, quando le ha dato l'incarico, a lei stesso nel discorso di presentazione alle Camere, ha messo come priorità più alta la legge elettorale, che tutte queste bellissime cose di cui lei sta parlando, incontri internazionali, etici, planetari, possono rischiare di cadere da un giorno all'altro se non c'è pronta una legge elettorale in eventuale caso di elezioni, che non è impossibile visto quello che sta succedendo in Italia con i casi Berlusconi. Può essere più preciso sui tempi della legge elettorale? Le confermo quello che abbiamo deciso in Parlamento, con la risoluzione che è stata approvata in Parlamento. Esiste un tempo di 18 mesi dentro il quale ci sarà la riforma costituzionale e dentro il quale ci sarà anche il cambiamento della legge elettorale, che ovviamente è legato al tipo di sistema istituzionale che noi assumeremo, al numero dei parlamentari per cambiare il quale c'è bisogno di cambiare la Costituzione. Quindi dentro questo periodo la legge elettorale verrà cambiata, il Parlamento ovviamente è protagonista di questa decisione, e io sono fiducioso nel fatto che nei tempi, in questo lasso di tempo, e spero il più rapidamente possibile, si riesca ad arrivare a un accordo sul tipo di riforma costituzionale, ma soprattutto sul tipo di legge elettorale. E comunque non vedo elezioni anticipate a breve, come lei dice, non mi sembra che ci sia questa situazione. Madi. Buonasera Presidente, Mahdi El-Nemri, giornalista egiziano della Kuwait News Agency. L'Italia è il paese mediterraneo per eccellenza, e noi abbiamo sofferto mancanza di politica estera italiana negli ultimi anni, come lei sa, si è coinvolta in tanti scenari. Oggi come oggi il suo governo, come vede tutto quello che succede? Lei ha parlato della Siria, ma c'è anche l'Egitto, che il 30 del mese c'è una grande mobilitazione popolare per i diritti che il gruppo dirigente cerca di ribellare, la situazione in Libia e poi la Siria. E questa è una questione, ma la seconda è l'argomento investimenti.
il suo predecessore, il professor Monti, ha fatto anche una visita importante nel Golfo e ha avuto delle diciamo delle risposte positive, però si parlava della corruzione oltre alla giustizia diciamo civile che lei ne ha parlato. Quali sono eventualmente le ricette per combattere e ancora tranquillizzare gli investitori esteri, specialmente i fondi sovrani? Grazie. Il Mediterraneo, come lei trova nel discorso che ho fatto alle Camere per avere la fiducia, rappresenta una delle grandi priorità della politica estera e della politica economica del nostro Paese, dell'Italia, e del mio governo in particolare. E le potrei dire che la stessa scelta del Ministro degli Esteri, Emma Bonino, alle volte le persone contano più di tanti discorsi. La scelta di Emma Bonino è una scelta chiaramente di programma, di attenzione nei confronti del Mediterraneo molto forte. E i primi passi del governo sono stati passi molto attenti. Penso al fatto, per esempio, che il 4 luglio verrà a Roma il presidente libico, il primo ministro libico, svolgeremo un incontro tra i due governi. Vogliamo affrontare la questione della crisi libica e della difficoltà e della stabilizzazione delle istituzioni in Libia come una delle grandi priorità del nostro governo, del nostro Paese. Abbiamo discusso di questo tema con lo stesso presidente Zidane a Locarno. Ci siamo presi degli impegni, questi impegni sono impegni che stiamo mettendo a punto e di cui parleremo il 4 luglio, siete ovviamente tutti invitati alla conferenza stampa e all'incontro che faremo il 4 luglio a Roma. Contemporaneamente la mia prima visita fuori dal territorio europeo sarà il 1 luglio e il 2 luglio in Israele e in Palestina, quindi l'attenzione che vogliamo mettere ai temi complessivi del Mediterraneo, della pace, della sicurezza e della stabilità nell'area e nello sviluppo economico sono assolutamente prioritari. Io ho sempre creduto, e oggi da Presidente del Consiglio farò di tutto perché questo accada, che esiste un comune destino tra i paesi che sono bagnati dal Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo è la nostra storia e la nostra civiltà, e quel mare che bagna le coste di tutti i nostri paesi, l'Italia e l'Egitto, sono bagnate dallo stesso mare le nostre coste. E questo è un mare di civiltà, e io voglio assolutamente che questa civiltà non sia uno sguardo al passato, ma sia uno sguardo al futuro. E quindi il lavoro che cercheremo di fare, ovviamente col Ministro Bonino, sarà un lavoro di grande attenzione attorno a come l'Italia può aiutare, può essere protagonista, può esserci dentro queste dinamiche positive. Ovviamente seguiamo e guardiamo con molta attenzione lo sviluppo della situazione in Egitto, come quella negli altri paesi. Aggiungo anche che in autunno svolgerò una visita molto caratterizzata da contenuti economici nei paesi del Golfo, è già messa a punto, e il tema dell'attrazione di investimenti che da quei paesi vengono in Italia rappresenta anche quello un punto molto importante di cui abbiamo cominciato a discutere e a ragionare. Rimaniamo nel Mediterraneo e poi le due colleghe delle agenzie e Lucy, no? Facciamo... Presidente, benvenuto, sono Jamal dell'agenzia palestina, lo Stato palestinese Wafa. Allora, a breve ovviamente lei sarà benvenuto in Israele e in Palestina. Che messaggio lei porta a questi due popoli? Questa è la prima domanda. La seconda, in pratica l'Italia cosa può fare in questa situazione molto delicata, diciamo, che viviamo questi giorni tra i palestinesi e gli israeliani? La terza e l'ultima. Lei si ricorda bene che il Partito Democratico aveva dichiarato più di una volta che una volta
arrivato al governo riconoscerà lo Stato di Palestina. Quindi se gentilmente ci dà una, ecco, un commento su questa, visto che ormai lei è al governo. Grazie. Prego. Penso che il segno, lo dicevo adesso, che ho voluto dare sia un segno chiarissimo. La prima visita che svolgo fuori dall'Europa si svolgerà in Israele e in Palestina. Il messaggio è un messaggio quindi già da questo stesso segnale molto forte che voglio dare e che voglio qui confermare. Ed è un messaggio che ovviamente riguarda l'attualità, ma riguarda anche il futuro, la prospettiva futura. L'attualità, noi sosteniamo molto fortemente il lavoro che l'amministrazione americana, in particolare John Kerry, sta svolgendo. È un lavoro di cui abbiamo avuto modo di interloquire quando Kerry è venuto a Roma qualche settimana fa, e di questi temi ho avuto modo di parlare col presidente Obama a Locarno. Quindi c'è da parte nostra un sostegno molto forte all'iniziativa in corso, e ovviamente il nostro governo e il mio governo sarà un governo che darà massima attenzione al tema complessivo, e cercheremo di dare i messaggi più positivi, ovviamente tenendo conto del fatto che dobbiamo costruire su questi temi un consenso dentro un governo che oggi è un governo di larga coalizione, e quindi avremo modo di affrontare collegialmente anche tutti questi temi. Però credo che sia importante che venga colto il messaggio che il mio primo viaggio fuori da casa, perché l'Europa è casa, non è estero, è domestica l'Europa, è agenda domestica, quindi il primo viaggio internazionale vero che svolgo è appunto in Israele e in Palestina. Allora, sì, sei il tuo, non c'era chiarezza su dove andare col microfono, un attimino abbiamo appunto uno stallo. Sono Giselda Vagnoni di Reuters. Vorrei tornare al rilancio dell'economia. Il ministro Saccomanni ha parlato della possibilità di dedurre dal deficit la quota nazionale dei cofinanziamenti europei. Ha detto anche che c'è la possibilità di liberare 12 miliardi di euro in tre anni. Ci può spiegare esattamente cosa significa questo? Esiste un tema che ha a che vedere con la discussione sulle modalità con cui applicare per il futuro, perché stiamo parlando di questioni nuove, il rapporto tra le regole che l'Unione Europea si è data sui bilanci dei singoli paesi e il tema, ovviamente invece antico, dei fondi strutturali, dei fondi comunitari, delle diverse capitoli di fondi comunitari. Il tema ovviamente riguarda i cofinanziamenti, perché è abbastanza paradossale la situazione che si viene a creare, per la quale esiste una allocazione di risorse comunitarie che, come sapete, poi deve essere raddoppiata, alle volte raddoppiata, alle volte al 40%, alle volte al 60%, da fondi nazionali. Il tema chiave è il conteggio nel bilancio di questi meccanismi, perché se l'allocazione di fondi comunitari deve comportare poi lo sforamento delle regole in automatico per via di questi cofinanziamenti nazionali, è evidente che c'è una contraddizione proprio nelle regole di partenza. Quindi il tema che noi discuteremo, ma non è una cosa che non riguarda solo l'Italia, insomma riguarda un po' tutti i paesi europei e di cui abbiamo intenzione di discutere nelle prossime settimane, non è una questione da Consiglio europeo, è una questione che deve essere discussa poi nelle sedi tecniche, è come evitare questa contraddizione, ecco, molto semplicemente, che si evince dall'applicazione delle nuove regole che riguardano i bilanci, che riguardano le procedure di deficit eccessivo, eccetera, e invece le vecchie regole sui fondi comunitari che abbisognano del cofinanziamento di parte nazionale. È evidente che questa contraddizione va sciolta.
Quindi il problema a cui lei fa riferimento è un problema, sì, che ha una specificità, di cui lei ha fatto riferimento a cifre che stanno dentro un percorso pluriennale, ma in questo momento più che a quello io metto il riferimento al fatto che è un problema di carattere generale, vero, che noi crediamo e pensiamo debba essere a livello comunitario affrontato, perché altrimenti c'è una contraddizione di fondo che viene fuori e che non diciamo consente di gestire bene sia l'una esigenza, cioè il rigore del bilanci e il rigore degli impegni che si prendono, sia la seconda esigenza è il buon utilizzo dei fondi comunitari e il fatto che i fondi comunitari, come sapete, non sono regalati a un paese, funzionano se quel paese aggiunge una quota di finanziamento nazionale. Quindi è un tema ovviamente complesso, non è un tema semplice da risolvere, però è un tema che sono fiducioso affronteremo e risolveremo nei prossimi mesi, perché, ripeto, non è una questione italiana, è una questione europea che riguarda l'applicazione di nuove regole dentro una situazione di antiche regole sulle altre questioni. Allora, io prima che continuiamo con le domande, direi, fate possibilmente domande che non sono già state fatte, no? Non doppioni, perché se no finiamo più, abbiamo pochi minuti, 15, ci sono rimasti, se possiamo sforare per 10 minuti riusciamo a soddisfare più richieste. 20 minuti, posso arrivare a 20 minuti? Sì, 20 minuti, allora, sintetici e per favore sempre nuovi temi, possibilmente, ok, andiamo. Mi sa che non va, ok. Giada Zampano del Wall Street Journal, sono qua. E volevo fare un follow up sulla domanda che ha appena fatto Giselda. Volevo chiedere, appunto, il Presidente Letta ha un po' alzato le aspettative sul prossimo summit europeo nelle scorse settimane, dicendo che ci si aspetta risposte concrete da parte dell'Europa. E appunto, quali sono queste risposte concrete con cui l'Italia vorrebbe tornare a casa alla fine di questo summit? I due grandi temi sono lotta alla disoccupazione giovanile e banking union. Su questi due temi, per quanto ci riguarda, crediamo che uscire dal Consiglio europeo con frasi di circostanza, impegni generici, sarebbe un autogol che l'Europa non può permettersi in questo momento. Perché questo Consiglio europeo, secondo me, è molto importante per un motivo molto semplice. Questo è il Consiglio europeo che dà il là, crea il mood con il quale si arriverà alle elezioni europee dell'anno prossimo. Se le istituzioni europee danno un messaggio che è un messaggio debole, che è un messaggio di routine nei confronti della pubblica opinione europea, si creeranno le condizioni perché il prossimo Parlamento europeo, che eleggeremo nel giugno dell'anno prossimo, sia il Parlamento europeo più anti-europeo della storia europea. E noi dobbiamo batterci tutti perché non si arrivi a questo esito, perché il prossimo Parlamento europeo non sia il Parlamento europeo più anti-europeo della storia europea, ma perché invece si riesca a convincere i cittadini europei a dare forza alle formazioni politiche europeiste, di destra, di sinistra, di centro, ma alle formazioni politiche europeiste. E ritengo che questo tema sia un tema decisivo, rispetto al quale quei due grandi obiettivi, Banking Union, ho cercato di dire quali sono secondo me i punti irrinunciabili, le scadenze, disoccupazione giovanile, stiamo negoziando con Bruxelles e con gli altri paesi. Perché dico disoccupazione giovanile? Perché questo della disoccupazione giovanile è un messaggio forte che tocca le famiglie di tutti coloro che ascolteranno i telegiornali di quella sera, che vivano a Porto, a Tampere, che vivano in Italia, a Lecce o che vivano a Torino. Guarderanno il telegiornale e capiranno se i leader europei si sono occupati di qualche cosa che ha a che vedere con le preoccupazioni
che ogni sera sono al centro della discussione delle famiglie di tutti i paesi europei, perché il tema della crescente disoccupazione giovanile non è un tema soltanto meridionale, dell'Europa meridionale, è un tema che è diventato ormai europeo a tutto tondo. E questa questione di lottare per affrontare questa grandissima emergenza, per dare lavoro ai più giovani, è a mio avviso una questione essenziale, fondamentale. In Italia questa questione ha assunto delle caratteristiche particolari, per motivi che sono anche oggettivi del nostro Paese. Ne cito due, per esempio. Il nostro Paese contemporaneamente negli ultimi 5 anni, perché poi queste dinamiche non sono mai dinamiche che capitano in 3 mesi, sono dinamiche nelle quali bisogna guardare il ciclo. Allora, negli ultimi 5 anni l'Italia ha fatto 2 grandi scelte di carattere sociale. E quando dico l'Italia, dico che l'ha fatta l'Italia intera. Non è che le ha fatti gli uni o gli altri, l'ha fatta l'Italia intera. Ha fatto 2 grandi scelte. La prima grande scelta è stata quella di mettere tutti i soldi possibili nel momento della crisi per la protezione del lavoro che c'era. 38 miliardi di euro sulla cassa integrazione. Tutti i soldi che c'erano a difesa del lavoro che c'era. Il lavoro che c'era ovviamente è un lavoro di coloro che rischiavano di perdere il lavoro o che hanno perso il lavoro, cioè generazionalmente quarantenni, cinquantenni, sessantenni in alcuni casi. Tutti messi lì i soldi sociali sul lavoro. E contemporaneamente l'Italia ha aumentato l'età pensionabile in modo radicale. Sapete che la riforma delle pensioni italiane è stata la più rigorosa che ci sia stata in Europa. C'è stato il problema degli esodati, che io confermo che noi affronteremo e risolveremo, che è un problema limitato dal punto di vista numerico, ma che è stato un grave problema e che è un problema che noi vogliamo continuare ad affrontare. Ma quella riforma, spostando in prospettiva fino a 67 anni, ha fatto sì che cosa? Che ovviamente una delle conseguenze è stata che le imprese che avevano immaginato di assumere giovani si sono trovati, le grandi imprese, forza lavoro, che hanno dovuto mantenere al lavoro e quindi hanno ridotto, compresso o eliminato l'assunzione dei giovani. La somma di queste due scelte, i soldi pubblici tutti per la protezione del lavoro che si stava perdendo e l'aumento dell'età pensionabile, scelta essenziale, giusta, e che il governo Monti ha giustamente fatto, ripeto, con questo problema degli esodati che noi affronteremo, ma che ha messo in sicurezza i conti pubblici dell'Italia, la sostanza qual è? È che i giovani sono andati di mezzo e quindi non c'è stata una politica negli ultimi anni in Italia, negli ultimi 10-15 anni in Italia, di attenzione alla questione del lavoro per i giovani. Improvvisamente il problema è esploso con una crescita del tasso di disoccupazione giovanile ai livelli a cui siamo arrivati. Per noi oggi questa deve diventare la priorità, perché dobbiamo ridare ai giovani quello che è stato tolto in passato, e se non si dà ai giovani oggi questa opportunità, questa prospettiva, verrà meno la fiducia, verrà meno la speranza, non soltanto nei giovani stessi ma nelle loro famiglie, nei genitori. Io la ripeto sempre così: quelli della mia generazione, quelli che lavorano, quelli che guadagnano, quelli che hanno disponibilità economica, sapendo che la disoccupazione giovanile è così grave, piuttosto che spendere o investire quello che hanno a disposizione, pensano come prima priorità come posso mettere in sicurezza i miei figli che non troveranno lavoro sufficiente, adeguato ad avere il livello di reddito al quale io gli ho garantito la... E quindi la scelta prima di ogni buon padre di famiglia, come si suol dire, o di ogni buona madre di famiglia, è quella di capire come garantire al proprio figlio una specie di safety net, un framework attorno, una casa, una mini integrazione di reddito. Ma sappiamo tutti che sono scelte che, se come singolo buon padre o buona madre di famiglia hanno un senso e sono spiegabili, se le mettiamo dentro scelte collettive di milioni di italiani, sono un
drammatica scelta economica collettiva, perché è una scelta di immobilizzazione delle risorse, non di investimento, non di consumo, e quindi l'effetto sull'economia di una scelta che singolarmente ognuno di noi capisce, singolarmente ognuno di noi vede come una scelta da buon padre di famiglia, l'effetto collettivo è disastroso, il crollo dei consumi ne è la dimostrazione. E ecco perché affrontare la questione disoccupazione dei giovani e lavoro per i giovani è un segnale alle famiglie italiane a dire: tuo figlio potrà avere, se si impegna, se studia, se potrà avere un lavoro adeguato ai suoi meriti, alle sue qualità, quindi è inutile che immobilizzi adesso tutte le tue risorse per salvargli il futuro, perché un'economia ha bisogno di essere un'economia di investimento, un'economia in cui la liquidità e gli investimenti corrono. Sono stato lungo su questo punto, ma considero questo uno dei temi caratterizzanti del mio lavoro da Presidente del Consiglio, da Primo Ministro. Ho parlato di queste cose a Locarno, cercando di raccontare, di spiegare la logica anche economica, oltre che politica, e ovviamente farò di tutto perché l'attenzione, il ruolo dei giovani, la prospettiva dei giovani sia protagonista anche nelle prossime scelte che faremo. Allora, ora abbiamo Lucy, poi la Grecia, Praga e Dominique la Francia, e di seguito, diciamo così, voi vi mettete già in ottica. Buongiorno, la mia domanda è collegata con quella risposta. Eccomi, sono Lucy Gordon, sono la redattrice culturale della rivista americana Inside the Vatican e di un'altra rivista americana che parla di archeologia egizia. Volevo sapere, noi tutti sappiamo che un ex ministro della cultura ha detto che la cultura non si mangia. Volevo sapere da lei che programmi avrebbe per fare mangiare la cultura italiana, anche se perché ne abbiamo 43% di quello mondiale. E la mia seconda domanda, molto breve, è che volevo sapere quando lei è iniziato ad essere interessato in politica, reazione di zio. Dunque, sulla cultura, la frase precisa era: con la cultura non si mangia. Con la cultura non si mangia. Io penso invece che il nostro paese debba sviluppare moltissimo, l'ho detto fin dall'inizio, proprio stamattina ho fatto un incontro col ministro Brai prima di venire qua per mettere a punto una serie di programmi del suo ministero. Prossimamente insieme al ministro Brai presenteremo le linee guida e l'idea di fondo di una serie di scelte a breve che abbiamo intenzione di fare sulla questione della cultura. Difendo il fatto che strategicamente abbiamo messo insieme cultura e turismo in Italia. Il ministro della cultura è anche il ministro del turismo, perché riteniamo che il nostro paese debba scegliere una dimensione di attrazione, e la dimensione del turismo culturale è di gran lunga quella principale sulla quale vogliamo lavorare. Quindi adesso non ho tempo per entrare nello specifico, ma rinvio a questo appuntamento che fra qualche giorno, fra qualche settimana, insieme al ministro Brai faremo pubblico, nel quale presenteremo una serie di idee delle quali abbiamo parlato stamattina e sulle quali il ministro ha cominciato a lavorare. E lo zio? Andiamo alle domande successive. Sì. Buongiorno, Andreadis Ingelakis della TV greca Alfa e dell'agenzia greca ANA. Volevo chiederle, lei avrà seguito, immagino, in questi giorni quello che è successo in Grecia sulla televisione pubblica. Ieri c'è stata la dichiarazione del presidente della vigilanza, che è un 5 Stelle, che ha detto la RAI in questo momento non si vende, non si privatizza. Volevo chiedere la sua opinione sulla Grecia e sull'Italia, sulla crisi collegata alla televisione pubblica e, per quel che riguarda i pubblici dipendenti, forse il populismo al contrario, che è colpa tutti dei pubblici dipendenti, va superato. In Grecia spende il 10,5% del PIL ora pubblici dipendenti, media europea. Forse la crisi va superata in altro modo e non continuando a licenziare? Ma io sono molto, ovviamente, ho visto, ho guardato le immagini e ho trovato anch'io
ha provato sensazioni molto forti nel vedere le immagini alle quali lei faceva riferimento. Mi sembra molto importante che dalla Grecia però vengano anche dei segnali che sono segnali del fatto che si è invertita la tendenza e cominciano a esserci dei primi segnali di futuro. Questo lo dico perché io ho molta fiducia nel fatto che la Grecia è stato il simbolo di questi anni. La Grecia è stato il simbolo di questi anni e il fatto che la Grecia risorga è il segno che l'Europa può risorgere. Se la Grecia non risorge, non risorge l'Europa, perché il valore simbolico che la Grecia rappresenta in Europa è superiore a quello della sua forza economica. Io ho parlato lungamente col Premier Samaras, abbiamo molto lavoro da fare insieme su grandi questioni strategiche, per esempio il TAP, il grande gasdotto che dall'Azerbaigian deve portare l'energia unendo Albania, Grecia e Italia. Sarò ad Atene prossimamente, abbiamo fissato che col Premier Samaras che visiterò la Grecia per dare il senso profondo di una grande compartecipazione e anche di un grande lavoro comune che vogliamo fare. E sulla questione che lei poneva sui dipendenti pubblici, io l'altro giorno l'ho detto in un'altra circostanza, credo che dobbiamo anche in Italia lavorare sul tema dell'orgoglio del servizio pubblico. Il servizio pubblico ha bisogno di orgoglio da parte di chi lo svolge. E non unirei sinceramente la questione con la questione dell'eventuale privatizzazione o no della RAI, che è questione altra, della quale discuteremo, ne parleremo, non è stato un tema di cui il mio programma di governo si è occupato, quindi ne discuteremo. Penso che sia un fatto positivo che il Movimento 5 Stelle abbia la presidenza della Vigilanza RAI. Io l'ho vista quando è maturata un'intesa parlamentare, il governo non c'entra niente, ma glielo dico da osservatore esterno. Secondo me è stato un fatto positivo perché è fondamentale e utile che quei parlamentari abbiano responsabilità, siano dentro il circuito della responsabilità. E penso che questa responsabilità sia una responsabilità che alla fine avrà effetti positivi e benefici, quindi guardo a questa presenza di un presidente del Movimento 5 Stelle a un'istituzione così importante come la Vigilanza RAI come un fatto che secondo me alla fine darà effetti positivi. No, dobbiamo andare avanti. Ho detto orgoglio del servizio pubblico, quindi sarà un tema. Ho detto tanto. Ora la chiederei di rispondere non con questo senso di dovere prussiano, quasi dettagliatamente a ogni domanda, ma brevemente, perché così magari 4-5 domande possiamo ancora fare. Rispondo alla Carlona ogni prossima domanda. È il tuo. No, è lui qua davanti, cioè l'avevo detto prima, scusa. Buongiorno Presidente, sono... Sì, siete tutti... Sono Dominique D'Anglade, Le Point, a Parigi. Ci sarà un dibattito al Senato sull'ineligibilità di Berlusconi, certamente ci sarà anche un voto, lei è un esponente di spicco del Partito Democratico, quale sarà la sua indicazione di voto ai senatori del PD in questo caso? Grazie. È una scelta parlamentare dei partiti, il governo non c'entra in questa scelta. È una indicazione che il Partito Democratico darà e ovviamente io mi atterrò e sentirò le indicazioni che verranno date, ma il governo non c'entra con questa scelta. Sono dinamiche parlamentari nelle quali il governo non ha competenza. Una fantastica risposta. Buongiorno. Però insomma non darei grande importanza a questo avvenimento, ecco. Mi sembra che lo so che tutto ciò che coinvolge Berlusconi per voi è fantastico perché vi consente di scrivere lunghi articoli, mentre le cose pallose che vi racconto io nel merito dei provvedimenti
sono molto meno vendibili alla vostra pubblica opinione, però è il mio lavoro e quindi... No. Io sono della Repubblica Ceca di alcuni organi di stampa di Praga. Volevo domandare questo. Oltre ad altre criticità che ci sono in Italia, si è parlato del fatto che dal momento in cui l'Italia ha adottato la moneta europea unica ci fu una graduale perdita di competitività dell'economia italiana, che probabilmente è anche quello uno dei problemi che si sono accumulati. Quali provvedimenti concreti crede di poter applicare nel suo governo proprio per evitare che questo gap, magari con la redditività di altri paesi dell'Unione Europea, possa scendere? Ma non, l'Italia non ha perso competitività perché è entrata nell'euro, assolutamente. L'Italia... Sì, dal momento in cui, ma non per colpa dell'euro, anzi, l'essere nell'euro ha consentito all'Italia di recuperare rispetto a una perdita di competitività che era in corso, oggettiva e legata a un problema molto semplice: cambia il mondo, la globalizzazione porta dentro il mercato globale attori enormi, miliardi di persone, grandissime imprese. L'Italia con la sua dimensione ha fatto fatica a stare al passo, quindi il problema è riforme strutturali. Noi dobbiamo fare le riforme strutturali. Dobbiamo fare riforme strutturali in tanti temi. La principale delle riforme strutturali che dobbiamo svolgere, fare, è quella che ho cercato di analizzare in modo prussiano rispondendo a Tobias Piller sulla questione dell'affidabilità della giustizia civile, del no, basta con le scorciatoie, eccetera, perché il nostro paese ha bisogno di riforme per essere in grado di recuperare competitività. Il decreto che abbiamo approvato sabato e le altre riforme, gli interventi che faremo sul lavoro dei giovani e in generale sul lavoro, saranno un altro capitolo di questo sforzo di competitività nei prossimi giorni. Dentro quel decreto ci sono stati importanti interventi che riguardano la questione delle infrastrutture, il rilancio delle infrastrutture, la questione dell'edilizia. È in corso adesso un semestre che abbiamo lanciato con il decreto dell'altro giorno, anzi, visto che vivete tutti in Italia, se volete ristrutturare casa, se volete fare ristrutturazioni ecocompatibili, che riescano a efficientare dal punto di vista energetico i vostri appartamenti, le vostre case, fatelo adesso perché c'è un incentivo fiscale molto forte, fate lavorare le imprese italiane, è un modo per rilanciare l'edilizia, l'economia e la green economy anche, e questo semestre che abbiamo creato di intervento molto forte sulla questione dell'edilizia, delle ristrutturazioni, dei lavori, dell'energia, dell'efficientamento energetico, fa parte di un'altra degli sforzi appunto che abbiamo messo in campo per cercare di aiutare l'economia, così come nel decreto, tra le 80 misure, vedete tutta una serie di misure. Questo mi preme dirlo un po' alla Carlona, ma rapidamente, che rilanciano il concetto di politica industriale in Italia. Voi trovate nel decreto delle 80 misure una serie di misure che hanno a che vedere con il rilancio della politica industriale. Trovate una incentivazione che riprende una vecchia idea che si chiamava in Italia legge Sabatini, che abbiamo riformato, finanziato, rilanciato, che riguarda gli investimenti nei nuovi macchinari per le imprese, in particolare per le piccole imprese. Politica industriale vuol dire il nuovo finanziamento del fondo di garanzia e tanti altri aspetti. Però mi preme qui sottolineare il fatto che il mio governo vorrà lavorare per una politica industriale che non abbandoni la vocazione industriale italiana. Siamo la seconda industria europea, siamo il secondo grande paese industriale in Europa, vogliamo mantenere questo primato, vogliamo assolutamente su questo tema della vocazione industriale lavorare, perché è una delle parti sulla competitività sulla quale vogliamo sicuramente ottenere risultati. Ci concedo un'ultimissima domanda. Jasmine Taskin della Turchia.
La mia domanda può già immaginare: in Turchia quasi da 20 giorni ci sono le manifestazioni da parte di società civile, da parte di giovani contro il governo, contro il capo di governo. Ci sono state le critiche forti da parte dell'Unione Europea e anche dal Parlamento Europeo. Cancelliere Merkel soprattutto ha criticato l'uso della forza sproporzionato da parte di polizia. E dal governo italiano c'è stata qualche dichiarazione da parte di Ministro Bonino, ma io qui specificamente da lei vorrei sapere cosa ne pensa, qual è la sua valutazione. E qui pare che anche la Turchia completamente si allontani dall'Unione Europea, anche questo l'abbiamo visto nelle dichiarazioni dei membri del governo turco. Grazie. Abbiamo visto nei giorni scorsi, e l'Italia ha guardato con profonda emozione e ovviamente con grande angoscia alle immagini che arrivavano dalla Turchia. Questa angoscia e questa partecipazione è anche la mia. Credo che si debba assolutamente superare questo momento, che è un momento difficile, molto complicato, e l'Italia è ovviamente orientata a fare di tutto per riuscire a far sì che si riesca in Turchia a superare questo momento, e auspica che si superi questo momento di contrapposizione così forte, così marcata, che si evitino gli eccessi che ci sono stati nei giorni scorsi. I rapporti tra Italia e Turchia sono rapporti antichi, sono rapporti molto forti e positivi. E io colgo l'occasione di questa domanda per dire e per rispondere anche così rispetto alla ultima parte della sua domanda. Io spero che questa vicenda non metta in crisi l'avvicinamento tra Turchia e Unione Europea. Penso che sarebbe un errore se questa vicenda portasse a un allontanamento senza ritorno, definitivo, tra Turchia e Unione Europea, perché sono convinto, non so dirle in quale modo, e non voglio qui, perché non sono in grado di dirlo in quale modo, ma che in prospettiva, in una prospettiva lunga, comunque il destino dell'Unione Europea e il destino della Turchia sono due destini che si devono avvicinare, assolutamente che si devono avvicinare. È un interesse dell'Unione Europea, secondo me è un interesse della Turchia, sicuramente è un interesse dell'Italia, anche per tutti i ragionamenti che ho fatto prima sul Mediterraneo. Quindi io mi auguro che gli eccessi dei giorni scorsi vengano superati e mi auguro invece che ci sia uno sguardo al futuro fatto in Turchia di maggiore conciliazione, ma che questa vicenda non interrompa il cammino di avvicinamento tra Turchia e Unione Europea. Ripeto, credo che sarebbe un grandissimo sbaglio e spero che in Turchia nessuno abbia intenzione di fare questo errore, e mi permetta di dire, spero anche che in Europa nessuno abbia intenzione di fare questo errore. Sarebbe secondo me un errore, sicuramente non è la posizione dell'Italia. La posizione dell'Italia è di aiutare perché si riesca a superare questo momento, convinto come sono che il destino della Turchia e il destino dell'Unione Europea sono in prospettiva, ripeto, non so dirle come, con quali scelte istituzionali, politiche ed economiche, ma è un destino che comunque ci porterà ad avvicinare queste due così importanti aree del mondo e del Mediterraneo. Grazie, grazie mille. Ringrazio molto e mi scuso con tutti i colleghi.